con Michele Piceglia, presidente dell'associazione. Io sono partita IVA. C'è stata un'assemblea quest'oggi, 8 maggio 2024, presso la SD Playa del Nino qui a Manfredonia, per discutere insieme agli altri colleghi, commercianti, artigiani, di quelle che possono essere delle proposte. La partecipazione dei rappresentanti come ritiene che sia stata? Sufficiente o si aspettava? Abbastanza sufficiente. Comunque abbiamo discusso di tutte le problematiche che comunque abbiamo noi, attività di Manfredonia, a prescindere dall'attività commercianti, da liberi professionisti e quant'altro. Quindi sì, abbiamo discusso di questo e di tutto, di quello che comunque vorremmo per il nostro paese all'indomani a Manfredonia. Quindi avere dei programmi per quanto riguarda le iniziative, il carnevale e tutto il resto, si è parlato anche di quello a prescindere. Si è parlato anche del suolo pubblico, della Tari, dell'Imu, delle tasse che comunque affliggono le nostre attività, purtroppo a Manfredonia. C'è un'uniformità di veduta oppure ci sono state divergenze, proposte differenti? Sì, ci sono state delle proposte differenti, comunque il discorso è uno, che noi abbiamo un grande potenziale e vorremmo ripartire, perché noi, ripeto, il potenziale ci sta, e far ripartire Manfredonia, questo vogliamo noi. Circa 3 mesi fa l'assessore uscente al bilancio aveva dichiarato che non vi sono stati aumenti né nella tariffa, nella Tari, e nemmeno nel CUP, quindi l'occupazione del suolo pubblico. Ritiene veritiera questa informazione o non vi risulta? No, non è veritiera, perché dati alla mano non è come dice lei. Infatti c'è stato un altro aumento ancora e non è come dice lei. Ho sentito di una proposta di abbassare l'entità del tributo, magari lo facciamo anche dopo a Costantino Aprile, quindi ringraziamo Michele Piceglia per la disponibilità. Grazie a voi, buona serata.